Starfleet to Scout Ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. <laughs> Adesso? Ok, let's go. Let's go. Let's, let's go. go. <laughs> Ma non, non sei mai nervoso? Sei sempre tranquillo. Ma sembri stare a casa tua. Com'è possibile? È impossibile. <laughs> Ma, 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 ma com'è possibile che tu, invece, eh, sei, non sei mai stata agitata? Ti ho sempre visto in, in televisione ed eri sempre un qualcosa di incredibile. Eh, com'è possibile? Io, guarda, io prima di, di registrare, prima di fare un live, la notte, prima non dormo e poi mi sveglio con le farfalle nello stomaco, ancora oggi, dopo tutti questi anni più forte di me, ho tutti i nodi e poi vedo la luce rossa accendere, vedo il suo sorriso e sono tranquilla e parto, ma prima sono insopportabile, è impossibile starmi vicino. Ah sì? Quindi tu sei nervoso, cioè, allora, partiamo subito, lei si chiama Eter Parisi, lo devo dire soprattutto per quei ragazzini giovani, 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 perché con tutti gli spettacoli televisivi che ha fatto, con la popolarità che ha in Italia, è conosciuta da tutti. La storia di questa ragazza è, è abbastanza incredibile. Io sono, sono convinto che eh, una persona, se non ha sofferto nella vita, non riesce a fare nulla di artistico. Cioè l'arte nasce dalla sofferenza. Sei d'accordo, Ether? Eh, sì, dalla sofferenza e soprattutto dallo studio. Che oggi come oggi, come abbiamo fatto l'altra volta quando sei venuto Heather, Heather's, uh, Heather Parisi Live Abbiamo detto che La vita è troppo facile Per i giovani di oggi Invece Quando Studiavo io da piccola Facevo 17-18 ore Al giorno A studiare A imboccarmi le maniche E facevo tantissimi sacrifici Oggi come oggi Così E sono già eh, Pensano a meno Di essere già Arrivati e Secondo me Invece eh, Bisogna vedere Se tu duri Nel tempo O mi sbaglio hai perfettamente ragione. Comunque, partiamo dall'inizio: ok, tu non è che tu abbia avuto un'infanzia spettacolare perché tuo papà non c'era, giusto? No, mio papà se n'è andato da casa quando avevo due anni e non ha avuto Quindi... una, un rapporto positivo con mia madre, che è una cosa difficile per tutti i ragazzi che soffrono anche oggi. Eh, I genitori, anche se hanno problemi tra di loro, non devono mai, mai, mai. Creare problemi e trasmettere ai piccoli, invece, oggi ancora oggi, succede. Sì, comunque è andata via di casa quando avevo due anni. Ecco, E vai avanti, e, e tu, tu te ne vai di casa prestissimo, sì, 13 anni. Sono andata a vivere a San Francisco. Eh, con la borsa di studio San Francisco Ballet, e poi, a 15 anni, sono andata a vivere a New York. Eh, con American Ballet Theater dove avevo anche lì la borsa di studio, aspetta, sì. aspetta, aspetta San Francisco, tu lo giochi così, ma per me San Francisco è un mito. Forse perché Flower Power, gli hippies era una cosa che per me. Io vivevo a Hate Ashbury. Sicuramente conosci... No. Sì, giuro, in un convento di suore, avevo 13 anni e quando scendevo per la strada non ci credevo quello che vedevo, che erano tutti flower people. Però io vivevo in un convento come uh, Loggio, si dice Loggio, where I was staying, con tutti gli altri ballerini di... sulla borsa di studio di San Francisco Ballet, era nella zona district Hate Ashbury, che se ci pensi oggi è una follia. E invece... I, I ragazzi fiori non, non sono mai state persone eh, cattive, aggressive, loro sono dentro tutto il loro mondo e hanno loro pensieri e loro beliefs. Non, non farebbero mai male a una ragazza giovane come me che camminava con la borsa della danza e che prendeva l'autobus per andare a studiare dall'altra parte Gary Boulevard, the San Francisco Ballet. Eh, allora, A. Ashbury è il quartiere di San Francisco eh, diciamo dove tutto è iniziato, dove è iniziato il fenomeno del flower power. A. A. Ashbury c'era la famosa casa dei Grateful Dead, dove dentro ci viveva Janis Joplin, ci vivevano tutti, ed era il movimento, un movimento che flower power, vuol dire potere ai fiori, pacifista, erano contro la guerra, in quel periodo c'era la guerra in Vietnam, ma soprattutto hanno fatto parecchie manifestazioni le canzoni, gruppi di San Francesco Grateful Dead, Jefferson Airplane poi lì viveva Janis Job: c'erano tutto Sly, Sly, tutti, Sly gli... and the Family Stone Sly, ecco Sly ah, in the Family Stone viveva qui eh, beh, sì, lo vedevo con la sua Cadillac fighissimo che andava lungo il mare un, un figo incredibile con tutti i suoi suo gruppo una cosa incredibile ma quella è un'altra America. <ride> fra l'altro, Ether dicono che Sly and the Family Stone sia stato il gruppo eh, più importante di Woodstock, oltre a Jimmy Anderson. Ma l'Ect più importante è stato Sly and the sì. I want to take you higher. Yes. E poi a te, a te piacendo la, la danza inevitabilmente, il ritmo molto forte. Mi faceva impazzire. E penso tutti i ballerini nella mia classe non sapevano neanche chi fosse eh, Sly and the Family Stone. Però mia mamma, devo dire, che aveva tutti gli album di Janis Joplin, Jimi Hendrix, eh, Credence Clearwater, eh, eh, Rolling Stone con la copertina, con i jeans, con il... Proprio lì in vista, con lo zip che scendeva, che oggi come oggi sarebbe uno scandalo, eh, come copertina. Ti ricordi la copertina di, di Rolling Stone con il, proprio i jeans, e soltanto il primissimo piano della. Del del sì, sì ok. Ti, e com io allora... Ti comunico che la copertina l'ha fatta Andy Warhol e quel, e quel pene che tu dici era quello di Joe D'Alessandro. Quindi... Ah, Joe D'Alessandro! Faceva... Io dovevo fare un film con Joe D'Alessandro, che era lui, era anche un personaggio molto del cult di, di Andy Warhol, e, e poi lui sì. ha fatto anche altri tanti film, ma quei film tipo Basquiat e tutto quel genere di Keith Haring. Era un altro. Un gruppo di, di, di New York, eh, comunque quel, per farti capire, io eh, sono cresciuta con tutte quelle copertine e ascoltavo eh, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Sono cresciuta con Janice Joplin, e tutti questi personaggi, ma i ragazzi e le ragazze che erano in classe con me non sapevano chi fosse. E io ero l'unica che era totalmente su un altro pianeta, eh, musicalmente e anche culturalmente, eh, nel mondo di questi personaggi di Woodstock, eh, stravaganti ma pacifici, come tu hai detto prima. Ma scusa, ma hai visto dei concerti tra San Francisco o New York? No i, no, i concerti che ho visto io, che mi ricordo erano Kiss, ma i concerti di, di, di i Wings. Uh, vabbè, Michael Jackson, uh, i Commodores, uh, Gloria Gaynor. Um, io ero molto più uh, per uh, soul, black music. Non ero molto per i bianchi, a parte Jimi Hendrix e questi qua. Però loro non, non venivano vicino a San Francisco. Loro erano più in Europa e andavano magari a New York e altri, Philadelphia, Michigan, questi posti qua. Però a San Francisco non mi ricordo di aver visto un concerto tipo Janis Joplin. No. No, ma è no, no, impossibile anche perché tu sei troppo piccola per aver visto Jenny Giopli. È volata <ride> sì. via nel 71, quindi sì, so, cioè, avevo, 11 anni, avevo 11 anni. Comunque, eh, allora tu inizi a fare danza. Perché ti appassiona la danza? Perché mia mamma, prima di tutto, era una ballerina e ha ballato fino all'ottavo mese, incinta di me. E non lo so, lei mi ha fatto cominciare a circa due anni, due anni e mezzo, e facevo la farfalla, facevo tutto quel tipo di danza tip tap, un po' eh, per divertimento per i piccoli. Invece, a cinque anni e mezzo, ho cominciato proprio con la sbarra, danza classica seria, e mh, ero molto determinata eh, di, di, di uscire più presto possibile. Uh, dalla mia casa, dalla casa dove vivevo. Perché le mie infanzia, come tu hai aperto all'inizio della trasmissione, era, era brutta, non era, non era bella per niente. E allora, per me, l'obiettivo era di scappare prima possibile, e l'unica cosa che mi poteva far scappare era il talento, il mio talento che avevo già da piccola perché. Sono sempre stata consapevole del mio talento perché ho studiato tantissimo, però avevo le gambe già così, studiavo dalla mattina fino alla sera, leggevo tutto quello che era da fare su Carla Fracci e su Rudolf Norea, Margo Fontaine, Nat Natalia Macarva. E ero determinata di uscire da questo ambiente eh, negativo e non rimanere nel buco e di andare avanti. Allora, studiando tantissimo, a 12 anni ho mandato una foto perché non avevo i soldi per andare a San Francisco eh, per, um, per fare l'audizione, ho mandato una, una foto di me in una posizione estremamente class danza classica e mi hanno scritto dopo una settimana si è accettata e a 13 anni eh, compiuti a gennaio eh, due mesi, tre mesi dopo sono andata a San Francisco e poi dopo due mesi eh, nella città come borsa di studio mi hanno chiesto di rimanere durante l'inverno addirittura che per una tredicenne era una cosa abbastanza eclatante e di essere orgogliosa e mia madre supplicando, mia madre di sì. Allora io sono riuscita a scappare da un'infanzia eh, brutta, brutta eh, e vivere libera da sola a 13 anni a San Francisco. Eter, ma tu hai detto che leggevi di Carla Fracci? sì Dance Magazine c'è un giornale okay. che si chiamava Dance Magazine che, che compravo ogni mese e avevo strappava le pagine da, da questo magazine e li mettevo tutte sulle mura de, dentro la mia camera a Sacramento. Ecco, ma nel momento in cui tu fai un balletto con Carla Fracci, Dico, tu hai ballato... Un... <ride> sì, è stato emozionante che poi ho, ho scritto, ho telefonato a, 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 ai miei amici eh, danzatori eh, in America e loro erano con la mandibola giù dicendo, cosa ha fatto? Sì, Carla viene la mia trasmissione assieme alla grandissima, straordinaria Milva e Oreste Lionello che era Al Paradise, che poi ha vinto il Festival di Montreux. ma di avere Carla che veniva da me a parlare assieme a me. Cioè, eh, io non ti dico l'emozione che io avevo in sala prova, avere questo, questo sacro mostro, mostro, sacro, questo personaggio eh, vivente davanti a me che avevo visto solo sui giornali e solo sui video allora di danzare a fianco a lei e l'umiltà di lei, di aiutarmi, di darmi una mano, perché poi c'era Raffaele Paganini che era il mio partner, anche lui eh, strepitoso, e era un momento in, indimenticabile, la sua, ehm, soprattutto lo, lo ripeto un'altra volta, quelle che non hanno i giovani oggi, la sua umiltà. Cioè lei era lì con me a dirmi brava brava però proviamo di far così e proviamo di far così e no lo fai tu così e poi faccio così e poi lei non, non era snodata aveva tutto però non era snodata e non gli fregava niente che la mia gamba andava là e la sua gamba era qua. Cioè, Lei era consapevole anche lei del suo talento, del suo carisma e del suo modo di, di essere la, forse la più grande danzatrice di danza classica al mondo. E di stare con me eh, c'era proprio grande, grande complicità. È stato un momento incredibile per la mia carriera, Red. Veramente mio idolo lì a fianco a me, ma non era Carla Hatch. Era, sono Carla, come ti posso aiutare? Che è una cosa... Che non, non, non ce l'hanno tutti, non sono tutti così, sai? Tu parli molto di disciplina perché io credo che ci vuole disciplina in tutti i mestieri, ma credo che nel ballo la disciplina è una roba pazzesca. È una idea. roba è vero. Allucinante. 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 Carla faceva ogni giorno fino a 70 anni la sbarra che io poi quando la vedevo dicevo, ma come fai io? sono pigra, nel senso che quando devo ballare mi studio, imbocco le maniche e provo, 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 però la sbarra ogni giorno mi dispiace, quella è, più, quella è, è troppo per me. E invece lei fa... Cosa la, vuol dire la sbarra? La sbarra è quando tu vedi la danza classica che prendi una, una sbarra e cominci con le posizioni primo, secondo, terzo, quarto, quinto plié, eh, fai le gambe fai tendu, fai fondu fai, fai passe, relevé arabesque, fai ponché fai tutti gli esercizi che ti serviranno poi quando andrai in centro e poi quando andrai su un palcoscenico o in televisione o per fare un video però c'è la base che deve avere la danza classica che ho sempre detto chiaro la, la base della danza classica può fare qualsiasi ballo immaginario. E Invece, quando vedi i funky, non possono fare danza classica. È impossibile allora avere la, 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 la disciplina della danza classica, la sbarra, puoi ottenere, e puoi fare quello che vuoi. Invece, oggi, come oggi, non è così. La gente vuole arrivare subito e, e, e non studiano, ovviamente, non studiano come studiavamo noi e come studiava Carla, che era ancora, ma anche la Teraboost. A Roma, da Renato Greco, facevamo lezione tutti assieme eh, con Victor Litinov, il più grande maestro, secondo me, al mondo. Ci sei? Sto parlando con tuo padre? Ci sei, ci, sei, ci, sei, sono, ci sono. sei, con il grande Victor Litinov. Facevamo tutte lezioni alle nove e mezza di mattina eh, da una, Renato Greco, a uh, Teatro Zedra a Roma. E insieme alle persone normali, per tenere la base della danza classica, devi fare la sbarra. Assolutamente necessario. Allora, allora, una ragazzina di 13 anni che inizia, quant, quanti, quante ore facevi al giorno di studio? A San Francisco? Tu dice a San Francisco? San Francisco poi Durante i we weekend, 16-17 ore. Durante la settimana andavo a scuola a Star of the Sea Academy, eh, scuola cattolica, fino alle 13, mezzogiorno e mezzo. Non mangiavo lì, camminavo lungo Geary Boulevard, prendevo il mio bagel. Eh, con uh, salmone oppure prendevo un poroschi che è un hamburger russo, che ero fissato con gli hamburger quelli là tipicamente russi che si chiamano eh, perushki e poi prendevo la mia Coca-Cola e poi prendevo il mio donut che è una ciambella dove le altre ballerine prendevano yogurt eh, magro e io invece mangiavo tutta questa roba qua arrivavo verso l'1.15 uh, a danza e fino alle 20 circa di sera uh, stavo a San Francisco Ballet poi prendevo il pullman e su pullman facevo i compiti poi arrivavo nel mio uh, residence dove vivevo, studiavo ancora, lavavo tutto quello che c'era da lavare, mettevo sotto il mosifone e poi mi svegliavo la mattina alle sei e mezza di nuovo a studiare, prendere il pullman e andare alla scuola, uh, scuola di Star of the Sea Academy e poi di nuovo alla danza durante la settimana. Durante il weekend invece, dalle otto e mezza fino alle 23, 23 e 30, ero a San Francisco Ballet a danzare ogni sabato e domenica. E poi ho preso la borsa di studio a 15 anni e sono andata a New York, che è stata... Cioè questo è soltanto per dire che quando tu vedi una persona come Heather Parisi che balla in televisione in prima serata davanti a 26 milioni di spettatori... Dietro c'è un lavoro incredibile. Grande. Il lavoro incredibile è quello di cui parlava prima Ether, che diceva che oggi hanno abituato i ragazzi che fanno così. Cosa fai da grande? Eh, faccio l'influencer. Come l'influencer? Per gli influencer, che cosa? Sino sì, no, quindi divento famoso. Sì. <ride> oppure oppure l'obiettivo: io mi ricordo che eh, quando arrivavano da me i gruppi dicevano, Io voglio diventare famoso, dico, allora tu fallirai subito nella vita perché perché tu devi voler comunicare quella che è la tua arte. Se poi, coincidenza, diventi famoso, sarai felice, ma se tu vuoi diventare famoso, anche se riesci a diventare famoso, non sarai felice. Certo. Quindi, perché la fama non ti porterà felicità, no, perché... No, è vero. Eh, è vero, non ti porterà per niente felicità. Anzi, io i primi anni di, di, di fama... Come lo dici tu, 18, 19, 20, 21, per me è stato non è stato così facile perché ero una novità. Ero come sono famosa, aver detto estraterrestre. Ero questo essere venuta da un altro pianeta con le gambe che erano andavi sorridente, sempre positiva, sempre eh, ottimista. E invece, nella vita privata eh, soffrivo di bulimia, soffrivo di, di, di paura della folla. Tipo la. Eh, avevo, avevo terrore di avere tutta la gente intorno eh, portavo sempre, sempre e si vede anche quando avevo vent'anni sempre gli occhiali neri, scuri perché mi davano il senso di, di, di proteggermi tipo la coperta di Linus sì, ma eh, ecco, ma perché, scusa non, non è un obiettivo raggiungere Studio, tu, cioè, tu arrivi in Italia a 18 anni, dopo, dopo aver fatto anche New York. Quindi, ma a New York tu hai vissuto un po' quella New York di quel periodo, perché c'era lo Studio 54, c'era tanta roba. C'era, sì, c'era lo Studio 54. Eh, era un momento molto free, molto libero, molto, era, era molto bella New York. Eh, però avevo bisogno di qualcosa di più. Avevo bisogno di, 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 di scappare, non so perché avevo bisogno di scappare dagli Stati Uniti e andare a vedere qualcosa di più. Forse perché avevo paura di, di essere costretti a tornare uh, a San Francisco, di tornare eh, in famiglia. Non lo so, c'era qualcosa dove quando un gruppo di amici eh, di Stanford University hanno detto guarda noi stiamo andando in Sardegna quest'estate poi andiamo avanti andiamo a Gustad e vuoi di venire con noi io subito immediatamente ho detto sì 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 vengo vengo bellissimo non sapevo dov'era non sapevo niente però era anche una scusa una, un modo per conoscere anche andare giù in Calabria dopo e conoscere anche i miei parenti che c'è una città piccola che si chiama eh, Terravecchia in provincia di Cosenza e Potevano anche andare a conoscere i miei um, parenti. Però la sai la cosa che, che i miei amici ballerini dicevano che ero, non ero normale, ero un po' fuori di testa, e che Baryshnikov, che era, eh, aveva. He defected, eh, non si dice, come si dice defected, da, dalla Russia, lui è venuto, è scappato ed è andato a New York. E, Uh, ad American Ballet Theater per danzare assieme a um, Gelsie Kirkland lui mi ha visto durante la le lezione li, uh, advanced class uh, American Ballet Theater e mi ha chiesto vieni qui, vieni qui, voglio parlare con te uh, vorrei che tu rimanessi a New York e non tornassi a San Francisco e fai parte della compagnia eh, come i ragazzi più giovani e quando ho detto a mia madre questa cosa, mia madre ha detto, no, per carità, tu torni direttamente, questa è forse la ragione che non ti ho raccontato prima, la ragione che io avevo, voglia di scappare, perché di pensare di tornare o a San Francisco, dove per me era diventato eh, banale, non, non mi dava più niente, avevo visto New York e che torno indietro a San Francisco, anche se per carità la compagnia e eh, Michael Smuen, che era direttore, era un personaggio incredibile, eh, avevo bisogno di più Red, avevo bisogno di più e allora quando i miei amici mi hanno detto dai andiamo a, a Stanford University i miei amici mi hanno detto hai detto no a Barishnikov, non vuoi rimanere qui sai cosa vuol dire? Magari entri nel, nella, nella compagnia e diventi una étoile. però avevo bisogno di, di di vivere diversamente, di scoprirmi come, come ragazza, di, di vedere il mondo di, di vedere qualcosa di più non soltanto la danza, mi, stan mi aveva stancata la danza un po', non so come, come descriverlo. Ho, ho l'impressione che tu abbia seguito più il cuore che, la, sì. che il cervello e il ragionamento. Sì, può darsi, può darsi, sono molto istintiva, se dici così, sono molto sì. istintiva sì. e quando penso una cosa può essere chiunque intorno a tentare di, di cambi farmi cambiare idea, ma io una volta che... Uh, ho quell'obiettivo di, di tentare, di vedere una cosa nuova, di cambiare città, di cambiare cultura, non mi ferma nessuno. Infatti siamo andati in Sardegna, sono rimasta tutta l'estate, ho conosciuto tantissime persone, sono andate a ballare in discoteca le gambe che andava avanti e indietro così a fare la, la, la UFO, come chiamavano, e poi sono arrivata a Roma, dove i miei amici sono andati in stad. Per l'estate, e io da Roma pensavo di scendere giù in Calabria, invece sono rimasto a Roma e ha cominciato la mia, fermati, la mia nuova vita. Fermati un attimo: mm -hmm. la tua vita privata prima di venire in Italia c'era? cioè avevi dei ragazzi? Perché da, dall'orario che facevi con sabato e domenica, cioè mi sembra che tu non avessi molto tempo no, per divertirti. No, l'ultimo dei miei pensieri erano. I maschi, a parte i miei, i miei amici gay, Gli uh, uni, unici maschi intorno a me erano i gay. Io ero la frotta, la, la, la fag-hag eh, per loro. Loro erano i miei, i miei piccoli figlioli. Io ero la loro mammina perché ero molto determinata, molto cazzuta. Sai, 13 anni vivere sola a San Francisco eh, non era facile. Invece, loro mi vedevano come donna ragazza forte. E, e no, maschi non, erano, non, non ci pensavo. Pensavo a danzare e dopo pensare a evadere, conoscere mondi nuovi, conoscere persone nuove e soprattutto conoscere culture nuove. Avevo bisogno di, di alimentarmi per migliorarmi, per diventare qualcosa, qualsiasi cosa che avevo stimolo da fare, anche se il mio sogno più grande era di diventare mamma e fare la moglie e cucinare cu e dalla mattina fino alla sera quelli erano i miei veri desideri perché venivo da una famiglia eh, non tradizionale diciamo così ma il primo amore? quando ti sei innamorata? ci ha successo no? il mio primo amore in assoluto è Umberto Maria ho conosciuto il mio amore vero a 45 anni e non lo dico come scherzo lo dico con il cuore in mano, Umberto Maria è, è, è la mia vita e mi ha fatto conoscere cosa vuol dire amore, quello, quello vero. E poi io non ho, mai, non ho mai parlato della mia vita privata quando, quando ero su tutte le copertine eh, dei giornali e, e non, eh, non uh, certamente, non, non ne parlo ora alla mia età, anzi, ti dirò di più. Trovo che i colleghi che. Che lo fanno, siano patetici. Io della vita privata, di amori, non ne parlo proprio. Senti, <ride> comunque no. Allora tu vi, vi, vieni in Italia, devi andare... Ma dove sei andato in Sardegna? In quale posto in Sardegna? Eh, Porto Cervo. Ca, ah. cala, cala di Volpe. Ah, ma il posto lussuoso. Sì, Vabbè, una, villa, una villa stupenda sulla spiaggia. Meravigliosa bellissima e ho scoperto la Nutella wow! buonissima <ride> con il pane la mattina ci svegliavamo perché andavamo in discoteca fino alle 3-4 di mattina e ci svegliavamo tipo alle 9.30 10-11 di mattina e mi ricordo questa tavolata con tutto di più e questo pane che era pane sciapo pane toscano e poi questo barattolo nero e dicevo what is that? cos'è quello? this is Nutella you have to taste it Nutella e spalmo mangio Madre di Dio, che buono, buono, <ride> e ho scoperto la Nutella. <ride> vedo, vedo che tu sei affascinata nel cibo dalle fra virgolette schifezze. Perché già a San Francisco mangiavi tutte quelle robe lì, tutti, mentre gli altri erano tutti iogurtino, eccetera. Arrivi lì, uè, cioccolata, uè, uè. uè. Cioè, è proprio... no, 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 perché ho imparato a cucinare con mio nonno che aveva i ristoranti Parisi Spaghetti House in tutta la California e, e adoravo cucinare eh, cibo normale e cibo buono, che, diciamo che faccio, eh, cucino tantissimo, anche tantissime verdure dai sprati di Bruxelles, dai spinaci eccetera eccetera, però devo ammettere che ogni tanto eh, diciamo che non bevo più la Coca-Cola. Le, le bibite frizzanti, bevo l'acqua frizzante, ma non bevo quelle schifezze là. Eh, una volta al mese posso andare a McDonald's perché chi non accetta di mangiare un Big Mac e le patatine di McDonald's una volta ogni tanto? Però spaghetti con gli spinaci, le tagliatelle con i funghi, il risotto con il brodo fatto da Dylan che cucina tre ore eh, con le verdure, mangiamo molto sano in casa. Però ogni tanto ci sono anche spazio per i, i doritos, e la nutella, e la gianduia e, e le schifezze come le chiami tu. Ma tu non desideri mai il filetto a pepe verde? Una, no. una, una fettina no, no, è no, ti dico una, una cosa fettina io. Di portatella che sembra quasi sete, che è tagliata fine, fine, fine la la no sta avendo l'orgasmo a parlare di queste cose <ride> la mortadella <ride> la mortadella che è una cosa quando è tagliata fine 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 più fine della carta sembra sembra allora, seta velluto eterno. e lo metti in bocca e si piazza sulla lingua sui taste Stai buds godendo. è una cosa formidabile come fai? Non? sta godendo sta godendo <ride> allora no allora Prima di tutto ti dico che io ho mangiato carne e ho amato la carne a dei livelli pazzeschi. Tant'è vero che io lo, lo racconto ogni volta: in una sola cena ho mangiato 29 costolette di maiale ai ferri. Per ah. dirti la cosa, guarda, guarda, guarda il gode. Buona, se diventi vegetariana, sì. cioè se tu e io l'ho fatto perché avevo un problema alla spalla e, 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 e per guarire mi hanno detto, smetti. Di mangiare carne mangiare carne tre mesi, ah va bene, e, be e smetti di bere latte e latticini. Quindi io sono diventato praticamente vegano e, e, e niente. E dopo, dopo i tre mesi, ho provato di mangiare carne e sentivo la puzza, non riesci ah, più, neanche il cioè, formaggio? Io non neanche formaggio verde, la gorgonzola? Oh my god, parmigiano, no. il parmigiano, è proprio quello. Allora, Ma allora, allora, il parmigiano è quello che fa meno, è quello che fa meno male, eh? Però, però, però diciamo che, diciamo che non riesci, cioè se tu un giorno, ed, 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 questo è next step for you, okay. se tu un giorno provi a smettere di mangiare carne, a parte il fatto della salute, perché noi stiamo ingurgitando sofferenza di un animale che sa quando muore scatena cadaverine e putrescina, ma se tu smetti non riuscirai più a mangiarla perché sentirai cattivo dolore. Noi non mangiamo spesso la carne, mangiamo soprattutto verdure, questo devo ammettere, e qualche volta affettati quelli nostri eh, italiani, però non è che sono fissata con la carne, però ogni tanto eh, devo ammettere però quando mangio la carne, quando mangiamo la carne a tavola, devo ammettere che mi sento più pesante, invece quando mangio le verdure... E anche le barbe bietole, per capirci o le patate oppure ehm, cioè, adoro i sprout di Bruxelles che mia madre mi costringe a mangiare quando ero piccola la detestavo io prendevo sprout di Bruxelles grosso così intero prendevo il latte perché in America i giovani devono bere latte ad ogni, ogni pranzo e facevo così e ingoiavo intero pur di non masticare la Verza, che sono i sprouts di Bruxelles, ma oggi ho fatto amare i sprouts di Bruxelles ad Elizabeth e Dylan perché la salto in padella con un po' di cipolla, un po' di, di aceto balsamico, un po' di soia e loro impazziscono per i brussels sprouts, che non, sono molto, non è un cibo che amano molti giovani, se ci pensi. Mi piace perché c'è una disgregazione pazzesca, no? Eh, mi sembra una, sai la, la palla pazza che la, la, la butti giù e non sai dove rimbalza, no? Cioè perché con Ether si va da, 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 dalla Sardegna dai balli. Hai braccio scauto. A, agli, a, a, ai broccolini di Bruxelles, cioè, ma, 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 ma bellissima cioè, allora, allora senti tu arrivi, arrivi a Roma ed sì. inizi la carriera perché sì. ti vede Pippo Baudo balli su un tavolo, non lo so cosa è successo. Però inizia la tua carriera. Improvvisamente Ether Parisi diventa Ether Parisi C'è cioè, la bimbetta, cioè, anzi, ti dirò di più che Ether Elizabeth Parisi diventa Ether. Parigi sì, cioè, eh, diciamo che non ho ballato sul tavolo subito stavo ballando in una discoteca sono stata scoperta da, da, da eh, diciamo che un po' di amici ero a Giacchio che mi ha visto anche eh, due persone mi hanno visto là, però sono andata molto spesso a Mais, non so se lo conosce una discoteca eh. A Roma per i giovani nel pomeriggio Perché c'erano anche le discoteche nel, nel, nel pomeriggio per i giovani E stavano con i miei amici Giovanna Amati, Raffaella Amati, Vittoria E anche Marco Garofalo, eh, Claudio Oddio oh Claudio come si chiamava Claudio E, e tutti i miei, questi ragazzi ballerini che mi hanno detto Ma tu devi andare a fare un'audizione eh, di, di, di questa trasmissione che si chiama Luna Park Infatti sono arrivata dopo che tante persone, da, da destra e sinistra, mi dicevano vai a questa audizione, e sono andata a questa audizione di Luna Park dove c'era Pippo Baudo. E, perché io dovevo fare eh, la prima ballerina di Miguel Bosé. Eh, perché Miguel era, uh. era, doveva essere la, una dei star eh, di, di Luna Park, però Miguel non, non è stato bene, ha avuto un male. E allora eh, hanno deciso di usare la canzone Anche Noi, dei Neutrals, e fare la sigla su di me. E allora vuol dire che ogni due 8 che io ballavo, facevo tutte le cose strane qua, con i, tutti i miei gesti, e ogni due 8 stringevano su un primissimo piano. E io dovevo fare così, dovevo fare così, dovevo fare così, dovevo fare così, così. Tutte le mie cose. E... Ed è stato emozionante perché... Era una trasmissione quasi di da Fioretta Mari, da, da, da Beppe Grillo, eh, da, da Enrico Berruschi, Massimo Troisi con la smorfia, con Lelo Arena, e Enzo. Eh, è stato un gruppo di, di Tina Turner che era scappata da Mike si era lasciato con Ike perché lui la menava eh, e, e lei eh, ha cominciato a fare la solista. Non era più Ike e Tina Turner, ma era, ah, era Tina Turner e c'era lei ospite ogni puntata. Allora era questo giro di, di giovani messi insieme e, e sono stata molto fortunata perché lavorava, eh, grazie anche a Pippo, perché Pippo era il presentatore, che, che era molto. Ehm, sognava quando mi vedeva, mi diceva se sei la ragazza dei sogni per i giovani, per tutti, se sei formidabile come, come personaggio, e era innamorata del mio sorriso, il mio modo di essere eh, positiva e trasmettere in onda eh, positività e, e sono stata molto fortunata come prima esperienza televisiva stare insieme a tutti questi eh, personaggi. Eh, Sconosciuti che sono diventati poi tutti, eh, c'era anche Tullio Solenghi, eh, tutti personaggi molto importanti anche dopo. Eh, sono stata molto, molto fortunata. Che poi dopo Giovanni Salvi, il grande direttore di capostruttura, di, no, direttore di Rai 1, eh, Giovanni Salvi, che proprio lui è, è stato il famoso tavolo dove ho ballato sopra, era di Giovanni Salvi. Lui ha scelto me e il giovane Beppe Grillo. E giovane Antonio Ricci e la giovane bravissima Loretta Goggi per fare la prima edizione di canzonissima Fantastico e vado a vivere a Milano e qui ho cominciato con 28 milioni di telespettatori con il grande Fantastico con Disco Bambina e poi la storia ecco si conosce e, e lì diventi. Diventi cantante? Sì, divento cantante per la prima volta. Avevo a Luna Park, cantavo ogni tanto, eh, mi ricordo che andavo in sala di incisione lì a Via Asiago dietro delle vittorie per, per eh, Edda, eh, non mi ricordo il cognome, che era, eh, ti ricordi Deborah? Eh, la canzone di, c'era una volta in America, sì. di Ennio del Maestro Morricone? Eh, Edda, la cantante di Deborah, era la mia insegnante durante il Luna Park. E per, per tentare di insegnarmi a cantare perché per me danzare era il sogno non, non pensavo mai di cantare invece ho cominciato con Disco Bambina che mi ha portato a un che, successo incredibile Disco, disco Bambina è incredibile. incredibile ti rendi conto di quanti bambini tu hai fatto felice? Oh no. E le mamme che mi dicevano basta, non ne posso più, io vado a letto con questa canzone che mi ha perché mia figlia vuole vedere in continuazione, vuole sentire la canzone. La mettiamo a loop praticamente 45 giri, devo sempre rimetterla. E, e, e i bambini mi riconoscevano ovunque, ovunque. Era una, era una bambina anch'io, sai. Forse il mio sorriso, forse il mio modo di essere solare. Si riconoscono no, in me. Si tu, in me. Tu, tu, eri, tu eri un cartone animato buono. Sì, bravo. Perché a volte i cartoni animati sono anche cattivi. Tu È eri vero. un cartone animato buono perché, sì. perché per come. intanto facevi dei movimenti nel ballo che erano incredibili e che soltanto nei cartoni animati puoi far, fare sì. i movimenti che facevi tu perché eri snodata, facevi delle robe pazzesche. Sì. Poi eri bionda. Poi avevi questo sorriso, poi facevi i gesti dei bambini, cioè sì. i gesti gul, che, che, yeah. i gesti dei cartoni animati, tutte queste cose. Esatto, queste robe qui. Yeah. Esatto. E che fra l'altro questo qui è il gesto che insegnano ai bambini da piccoli per dire che è buono, cioè quando ancora non parlano fanno sì. così buono. Quindi sì. tu, tu entravi in un linguaggio così. È vero. E cominci ad avere un successo incredibile, io non voglio fare tutto il recursus perché tu hai fatto varie puntate di Fantastico, hai fatto delle cose incredibili, lavorato con, con una copia secondo 5 me fantastico Ho fatto anche edizioni di Fantastico. Ho lavorato con Red? Red, io sono fortunata perché ho lavorato con personaggi di serie A, eh, con la a, a maiuscolo, nel senso che a costo di apparire presuntuosa eh, posso dire che ho lavorato veramente... Eh, Veramente con i più grandi ho lavorato con, con Sandra e Raimondo che erano eh, ancora in Rai. Ho lavorato con eh, Milva, Milva! Cioè Ti rendi conto che Milva ed io eravamo opposti, due totally different people, totalmente due persone diverse, ma eravamo così: sempre per quattro mesi, sia in sala prova che durante le prove. E... In, in camerino eh, in diretta, era un rapporto magico con questo personaggio di Brecht, di Streller, che si, si, si metteva come Carla. Si metteva a disponib disponibile di aiutarmi, di migliorarmi. Di... Io l'aiutavo con il ballo, lei mi aiutava con il canto. No, il rapporto con, uh, con Milva. Ma comunque sono stata fortunata, come ti ho detto prima, ho lavorato con Sordi, sono stata una settimana con Sordi in sala prova, dalla mattina fino alla sera. Eh, ho ballato dal vivo, eh, eh, che poi Alberto, non lo dire nessuno, era fissato con i miei glutei, fissato con il mio sedere. <ride> ah, sì? Non soltanto in diretta che poi si è visto che lui era così, ma anche in sala prova, non so cosa aveva. Era fixated on my bottom. Fixated, fissato. E eh beh, eh beh, insomma, eh, non è male. E poi credo But, fosse anche sodo, sia no, sodo perché c'è le ballerine. Sì, molto sodo, però era, era era fissato con, eh, con il mio. Senti, poi, poi lavori con me, eh? hai lavorato con Gigi Proietto, eh? hai sì, lavorato con Gigi, tutti i A Milano eravamo a Fantastico quattro, eh, eh, con eh, Teresa Dessio, con, eh, con Elton John che, che veniva una volta a settimana come ospite e lì facevamo eh, 20 milioni di telespettatori. Eh, e lì eh, non stavo molto bene fisicamente, però eh, ho lavorato tranquilla e serena. Con un grande come. come, eh, be, eh, come eh, proietti. proietti Gigi. Gigi era veramente. Senti, ma, ma fin dall'inizio tu, <ride> dall tu stavi male, non ti piaceva la popolarità? No, mai è piaciuto la popolarità. Anche i primi anni qui a Hong Kong e chiedo a chiunque ci sta ascoltando, i primi anni. Sono molto cambiata ormai non sono per niente così. Chiunque, eh, chiunque mi, vi, mi viene vicino vuole fare una foto con me, una selfie con me, vuole un autografo, dico di sì. Ma ehm, all'inizio qui a Hong Kong eh, ero ero un po' non ritenuta, però, sai, quando si parla, ero in difficoltà, diciamo perché um, avere qualcuno venire vicino a te in continuazione uh, a chiederti di fare una foto, magari non sei truccata, magari non ti senti bene quel giorno, sai anche noi, lo sai anche tu, abbiamo i nostri momenti di no, i nostri momenti di vulnerabilità, i nostri momenti che non ci sentiamo bene, magari abbiamo un brufolo, magari non uh, ci girano perché è andata qualcosa male, qualcuno sta male in famiglia e non siamo sereni, non siamo tranquilli e non ti va di sorridere. Invece il pubblico eh, vuole che tu sempre sorridi, vuole che tu sempre sei lì uh, disponibile per loro. E qui a Hong Kong il prim primo anno, i primi due anni, eh, era difficile per me. Gli italiani che venivano in vacanza, perché magari delle volte eh, dicevano di no, non faccio la foto, oppure no, oggi non sono nato in Parigi. Ma tu sei nato in Parigi? Io oggi no, non sono nato in Parigi. E camminavo via. E mi pento, mi pento di aver detto, aver fatto queste cose perché non... Non, anche no, non... non ti puoi pentire, Ether, Ether, non ti puoi pentire perché è una forma tua di difesa. Io stesso quando, quando mi chiedono sei redronni, io dico a volte. Eh. Nel senso, a volte lo sei, a volte no, a volte sei lì per i cavoli tuoi, hai capito? Cioè non... non è... Cioè, una volta ero, 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 ero non una volta più di una volta ero in, in un bagno di un autogrill che sto facendo la pipì e arriva uno e dice Redroni ehi posso fare un sì ho capito però scusami ma sto facendo la pipì non Beh. è che eh, cioè anche, eh, cioè, comunque senti tu sai, tu, non... tu sai che non hai mai una seconda chance di fare una prima impressione e quando si parla di fake news Oggi si pensa solo a quelli che diffondono informazioni eh, non di sistema, ma fake news a volte eh, sono, anche, sono anche quelle propagandate dai mezzi di informazione mainstream. Ti dico una storia, quando con la mia famiglia ci siamo spostati a Hong Kong, è bastata una blogger, Selvaggia Lucarelli, scrivesse che ero scappata. Per far sì che la notizia diventasse virale sul web, anche se totalmente infondata. Ancora oggi, Red, quella che notizia, nonostante sia dimostrata totalmente infondata e falsa, appare sui motori di ricerca. Cioè, io, io non ho mai pensato che l'Italia sarebbe stata L'ultima tappa della, della mia vita. Io sono americana, ho una mentalità molto diversa, non mi accontento mai, mi piace scoprire, sono curiosissima. Quando Umberto Maria mi ha detto andiamo a vivere a Hong Kong, io ero, ero estasiata, ero felicissima. E invece oggi sono pronta ad andare via in un altro posto dove ancora non lo so però a me piacerebbe staccare la spina dal mondo e da una società nel quale non mi riconosco più ma abbiamo due due bimbi ancora piccoli e quindi per adesso non, non è possibile ecco siamo passati dall'autografo mi sono sfogata ah, cioè... Cioè, evidentemente c'era qualcosa, come mm. le pentole, no? che bolliva lì dentro. Sì, simmering, simmering, simmering. sai, sai Eter, Eter, ci sono due modi di conquistare l'attenzione. Sì. Uno, facendo cose belle, mm -hmm. ed è lenta, e, e a volte non è neanche gratificante, perché per fare cose belle devi dire dei no che sono dolorosi. La seconda cosa per conquistare, per, per avere attenzione, avere successo, essere nota, è... Dire cose negative. Io mi ricorderò sempre che quando andò via, volo via Pavarotti. Mm -hmm. È stata è la persona più mio amico, ma al di là di quello, la persona più nota al mondo, italiana più nota al mondo, un coglione di un critico ha detto Pavarotti non era un grande tenore. Bene, la notizia del TG in apertura era il critico che non sapevi neanche chi fosse, ha detto che Pavarotti non era un grande tenore. Cioè, io mi ricordo anche quando lui si mise con, con Nicoletta... Nicoletta, sì, vedere. Lui non era soltanto, lui? scusa se ti interrompo, ti dico solo questo, non era soltanto un grande, grande tenore, ma è una grande persona. Okay. Il suo cuore, noi abbiamo fatto un viaggio insieme a Nicoletta, insieme a lui. Uh, per On the Road, che io stavo lavorando con Pascal Vicedomene, siamo andati di nascosto in Scozia per fare l'ultima intervista dei Spice Girls. E io ho intervistato i Spice Girls sapendo che loro la settimana dopo si sarebbero divisi. E mi ricordo Luciano, mi raccomando, dai tutta la tua sordidità, parla con loro, fai udire tutte le cose che tu sei capace di far uscire perché tu sei un ma sei anche una donna. E mettiti al loro livello e parla con loro. Lui era una persona, eh, mi ha fatto scoprire risotto con l'aceto balsamico a Modena. Cioè, chi mette l'aceto balsamico su risotto alla milanese? Solo Luciano. <ride> Uno lui e allora, Nicoletta, sì. ah, due persone squisite. <ride> eh, e, quindi, e, quindi, e lui mi ricordo che quando si mise con Nicoletta il resto del carlino fece la locandina sì. perché la notizia era che lui si era messo con una ragazza, eccetera. No? E io gli ho fatto vedere la locandina e lui ha detto mamma mia, dice, non ho avuto neanche... Un, un articolo quando ho debuttato al Metropolitan di New York. <ride> quindi per dire no. E poi, e poi lui dice una frase che è famosa: fa più rumore: un, un albero che cade di un'intera foresta che crede. E, qui, e, e, e quindi è chiaro che ci sono le persone che... Eh, attaccano mm. vivono per, per, per attaccare è vero eh, la, persona, la persona che tu hai citato prima che io non, 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 non ripeto di cui non ripeto il nome anche perché io ho letto un libro i quattro accordi non devi mai dare mai forza al negativo è vero tu è nominando vero. le cose dai de forza al negativo sì ma ho duduto allora, No, lo so, lo so, ma tu ce l'avevi dentro, era una roba che... Però quella persona è una persona che ha attaccato profondamente Giuseppe De Donno, che è un medico che ha fatto cose incredibili. Lo so. E, lo so, e, e, lo so. Ed è stato, lo ha attaccato perché lui nei social ha fatto un, cioè una roba impazzesca, una persona che è sparita. Non si sa perché, per quale causa, se volontariamente lui ha deciso di porre fine alla vita terrena o se qualcuno ha deciso di fargli porre fine alla vita terrena, ma al di là di questo, questa persona, quindi lasciamo perdere quella persona, torniamo, torniamo, torniamo invece noi. Allora, prima che tu vada a Hong Kong, eh, tu hai, hai un successo incredibile, ma io... Eh, io guardavo la televisione ma non guardavo molto questi programmi, mi rendevo conto che tu eri una storia, perché mia figlia piccola, chiaramente, eh, tra Cicale... Disco bambina, Cryo tu hai fatto <ride> una serie di, sì. di brani che sono sì. nella, nella storia della canzone italiana, poi perché sono sì. tra i dischi che hanno venduto di più, eccetera. Ma al di là di questo, io ti ho, ho capito che tu eri, un, al di là di una ballerina, una cantante o una che faceva i cartoni animati, quando ti ho visto con Celentano, perché conoscendo Celentano, tu riuscivi a tenere testa a Celentano, ma soprattutto riuscivi a tenere testa alla imprevedibilità di Celentano, perché Celentano era, era, cioè, era qualcosa di totalmente cioè, assurdo. Come facevi? Tu sai che lui, quando stavamo facendo Fantastico 5 con Pippo. Eh, lui ha chiamato in diretta dicendo, facendo i complimenti per il balletto Susanna che avevo fatto dedicando dedicando questo balletto a lui e lui ha detto la prossima settimana vengo, vengo in, in trasmissione a Fantastico 5 e lui è venuto la settimana dopo e abbiamo fatto quel famoso duetto con uh, la stecca da biliardo che lui mi, mi fa un po' erotica se ci pensi come mossa che io andavo indietro <ride> e lui faceva così e lui dietro le quinte gli ha detto che se un giorno io faccio uh, Fantastico una trasmissione tu sarai a mio fianco Infatti a Fantasticotto io ero a fianco di, di, di Adriano e Adriano eh, e Claudia, Claudia una donna, mwah, lui era molto fortunato di avere, come che io sono fortunata di avere Umberto Maria, lei, lui era fortunato di avere eh, Claudia, di, di dargli forze, di, di fargli vedere la strada com'era veramente. Mi ricordo dietro le quinte, durante la sigla iniziale, che era un giorno... Era un giorno di quella notte. Ti ricordi la sigla iniziale di Fantastic 8, dove io eh, cambiavo, ho fatto la, la, il vecchietto, ho fatto vestiti di giallo, ho fatto una serie di personaggi con l'orologio, loro con l'inquinaggio dell'orologio. Del Vabbè, storia lunga e corta. Per girare la sigla, lui aveva detto nessun fotografo in scena. E tu sai cosa vuol dire avere i paparazzi, i fotografi, che erano 150 fuori dalle vittorie aspettando di entrare per fare le foto della sigla, come hanno fatto per Disco Mambina, per Cree Lou, per T-Rock per C'era Lacca e anche per, eh, per Cicale, i fotografi sono fondamentali per mettere su tutti i giornali, su tutti i quotidiani per spargere la voce, perché non c'è un altro occhio per entrare, non c'era internet, non c'erano i selfie, non c'era niente di quello che c'è oggi, c'erano solo i fotografi i paparazzi. Allora io vado dietro le quinte e parlo con uh, Claudia e la supplico dicendo «Claudia, credimi, i fotografi per la sigla ci devono essere, devono fotografare ogni momento, devono stare là, perché è fondamentale per Adriano e per Fantastico». E allora lei fa «Ok, vai a dirlo ad Adriano». Ho fatto «Io? Tu?» no, vai a dirlo, vuol dire che lei ha già parlato con lui». Perché io vado da lui e dico «Senti, a proposito, avevi accennato nessun fotografo e io ti sto facendo capire, credimi». Dopo tutti questi anni, lo, noi abbiamo bisogno dei paparazzi, noi abbiamo bisogno dei di, 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 di fotografi che prendono dietro le quinte, che prendono i momenti più spontanei, che prendono il momento, cogliere l'attimo. E lui mi ha guardato e mi fa: Ok, ok, ho già parlato con Claudia, possono entrare. Ti dico solo che io sono andata alla porta di Delle Vittorie, l'ho aperta la porta sul lungo viale verso Vanni, dove c'erano 150-200 paparazzi e tutti sono entrati grazie al sì di Adriano a Fantasticotto. E hanno fotografato tutto sempre, anche in diretta, anche con la caccia e amore. Tutto hanno fotografato. <ride> <ride> tutto. La caccia e amore, per chi non, non l'abbia vista, era, era, lui ha detto siamo contro la caccia e fece un errore, non mi ricordo più un errore. Io, no, non lo so io, io stavo scappando. Claudio mi fa, vai, 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 vai. E io, lì da lontano, l'accento, l'accento, l'accento. Gambarotti mi guarda e mi fa: Cosa stai facendo? Sto dicendo, Adriano, di mettere l'accento perché si era distratto, non è che ignorante, come dicevano tutti, è perché si era veramente distratto. Perché era dentro sul mondo per trasmettere quel messaggio che era molto importante. Mi ferma, mi tira per la camicia, per il costume, Mario Mafucci, dicendo: Ignorante è. È ignorante rimane. Non fallo capire che deve andare l'accento. Mi ha trattenuto ed è rimasto senza accento. È eh. la caccia non è amore senza l'accento. Bravissimo! E sai perché sai perché ha trattenuto? Dimmi tu perché capiva che quella foto avrebbe fatto parlare tanto e avrebbe portato ulteriore successo al programma. Sì, anche sì, però. Anche se Adriano non, non meritava di essere considerato, che non lo è per niente, ignorante. Quello mi ha dato tanto fastidio. Io ero sempre, anche quando parlavano male i giornali, anche tutti i giornalisti, anche gli artisti che parlavano male di Adriano durante Fantastico, io rimanevo vicino al mio capitano. Anche se in quel momento era un po' più vulnerabile, nessuno mi poteva allontan allontanare da lui. Era la nostra, nostra esperienza, che è stata ma... un'esperienza indimenticabile. Ha cambiato la televisione, Red. Totalmente. Sì, sì. Ma, ma guarda, ti, ti dirò una cosa: eh, io ero con Vasco Rossi in un hotel di Milano e dovevamo andare fuori a cena. Siamo andati nel bar per bere un aperitivo e c'era fantastico, non riuscivamo a staccare, cioè, eravamo lì al bar a guardare. Io e Vasco, e c'era anche Guido Enni, il produttore, dovevamo andare a cena, ma non ce la facevamo, perché era magnetico. Ma tu eri anche in quella trasmissione dove lui disse di cambiare canale, di andare su canale 5? O sì. l'ha fatto in un'altra trasmissione? No, 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 quello non me lo ricordo. No, 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 no. cambiare canale? Perché lui... No. Sì, lui, lui ha detto anche cambiate canale, tanto io non faccio niente per 5 minuti, ha fatto cambiare canale. Era era un rock forse politico, con la successiva rock politico rock qualcosa sì, 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 sì. no 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 non sì, era sì. fantastico nostro no no l'unica no, ma, no, ma no. con quali con quali artisti con cui hai lavorato sei rimasto in buoni rapporti eh, con Romina eh, Power con Romina Power ah Romina grande Romina eh, con Renato Zero eh, si sì. sai che cos'è eh, non ho mai frequentato moltissimo i personaggi nel mondo dello spettacolo. Frequentavo moltissimo chi veniva spesso a casa mia, Fabrizio Frizzi con la sua fidanzata, eh, Renato, eh, Romina, eh, Barbara D'Urso eh, nella vita privata. Eh... Uh, sai che cos'è? che quando io incontravo personaggi ci salutevamo e mi ricordo a Milano di aver fatto un, una cena molto divertente con Eros Ramazzotti e con Lorenzo eh, Giovanotti e ero molto 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 amica di, di Pino Daniele Pinotto, eravamo molto molto occhi blu <ride> eravamo molto molto amici e non ho frequentato moltissimo i personaggi in quel mondo sinceramente io ero molto eh, molto del mondo dell'arte frequentavo milano ettore sozzas fabrizio ferri eh, non, non amavo molto il mondo mio eh, gino de dominicis ehm, Beh, hai nominato e nominato ettore sozzas che è quello che è inventato era... il memphis il, il ah, Memphis, Memphis designer, Memphis, oh, tra Si vede forse dietro qui, o oh, non si vede oh, una, un mobile di Memphis. Ettore era una persona. Io ero sempre a cena con Barbara e, e con Ettore, eh, ogni, ogni sera quasi, perché a, a, adoravo quel mondo intellettuale, quel mondo di arte e, e non frequentavo molto il mondo mio, se vuoi dire. Sì, Romina e io eravamo molto amiche quando lavoravamo insieme. Eh, però non um, lei poi tornava dopo a Celino San Marco giù a Brindisi, credo, Brindisi e io tornavo beh, a Roma e rimanevo a Milano c'è una cosa che accomuna a te e Romina, l'incredibile cambiamento umano che avete fatto cambiamento umano? sì, lei, lei, lei è diventata molto spirituale lo so, ho uh, frequentato lei moltissimo India. anche nelle scamminate. e eh, e la parola è molto um, per lei. La parola è molto special. In inglese, in inglese suona special. Meglio. Importante, importante. sì, è molto. Sì. Abbiamo, parlato tantissimo, abbiamo parlato tantissimo della spiritualità. E lei è molto serena internamente, e quello mi, è una cosa molto positiva. Di lei, ha un cuore sereno. Ha una mente serena. E mi piace molto questo, sai che ho visto un'intervista tua eh, con la moglie del figlio di Ari, È possibile? Eh, Tea sì, è, è stata è, la ragazza del figlio di ricordo, Ari per... la tua intervista. La ragazza di, di una eh, modo di parlare mi, mi era piaciuta. Sono rimasta incantata, non ho, non ho messo pausa e ho guardato dall'inizio alla fine questa intervista tua, lei a te. E, e mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto anche te, che tu eri molto, eh, la tua serenità, ehm, mi, mi è piaciuto moltissimo, scusa, non c'entra niente di quello che stiamo etter, dicendo, etter, etter, Però mi attimo. era piaciuto. Tu stai molto. continuando a dire fin dall'inizio eh, che ammiri la serenità, perché sì. tu non sei serena. Ah, io adesso, adesso sono serena, adesso sono serena. Eh, grazie Umberto Maria, da quando ho conosciuto eh, a 45 anni questa persona che poi è diventato padre dei miei eh, gemelli, è diventato mio marito, è una persona di anche se c'è qualcosa di negativo davanti, una cosa bruttissima, lui ha la capacità di, di cambiare tutto e fartelo guardare con positività. Cioè io non ho mai visto nella mia vita una persona così. E, io prima avevo qualche difficoltà eh, con i rapporti, che tu, prima mi ha parlato dei rapporti, ho detto che non ho mai parlato con dei rapporti. Ho avuto un, uh, tanti anni fa, ho provato a parlare un attimo con Barbara eh, in, in, in onda di, di questa mia mh, disgrazia di aver vissuto eh, in casa con una persona violentissima che poi dirigiva, dirigeva. Eh, vedi che mi si gira già la lingua, mi dirigeva già la, la, la vita eh, di lavoro. Cioè, avevo casa e anche lavoro la stessa persona. E allora sono diventata insicura, sono diventata diffidente, sono diventata anoressica, ma non anoressica perché non mangiavo, ero bulimica perché mangiavo di tutto e di più e poi vomitavo l'anima. Dove sembravo anoressica, ma non lo ero. E allora ti parlo di serenità. Perché io per anni e anni ero la ragazza sorridente, la ragazza solare che quando tornavi a casa stravolto, arrabbiato per il mondo in cui tu vivevi, accendevi quel televisore e vedevi quella ragazza eh, scintillante che trasmetteva positività. Ma non lo ero tante volte. Ero la, la persona più infelice, più insicura e più, più frustrata perché ero menata. Ero Fisicamente ero eh, massacrata, psicologicamente, la, la gallina americana. Stai zitta, gallina americana. Sai, io ti faccio arrestare, ti faccio mandare, mandare di nuovo in America, ti faccio... ti rovino la carriera se tu non... Cioè Ho vissuto un incubo eh, per anni e anni e anni, anni, Red. Ecco perché ti dico, ci ho messo un bel po' per... Um, Riprendermi. Scusa se mi sono una sfogata. Ether. Allora, terminiamo il passato per venire al presente. Che rapporto hai con i tuoi due figli? Perché tu hai avuto altri due figli che sono nati da precedenti rapporti. Certo. Dove ecco, sono? Sono uno sta a Los Angeles e Roma e l'altro è Roma. È Roma. Rebecca Jules e Jacqueline Luna. Di cui loro non risultano su Instagram, non hanno mai risultato su Instagram, è un accordo che abbiamo noi. Nel senso che non, non parliamo neanche di Gwendoline e Ilaria. Noi abbiamo sei figli Red, quattro figli più grandi, e e, Elizabeth e Dylan. e ah, Allora fermati, Gwendalina Gwendalina, e Ilaria, Ilaria, sono Ilaria sono di Umberto. Di Umberto ma eh, sono anche miei, perché tutti e tutti sei sono nostri, noi lo vediamo così. Gwendalina, Ilaria, Rebecca, eh, Jacqueline, eh, Elizabeth e Dylan. Eh, cinque femmine e, e un maschio. Sono tutte donne ormai, sono donne grandi, hanno la loro vita, eh, ci sentiamo, ci scriviamo, ma io della mia vita privata, eh, come ho detto prima, eh, è mia, Red. E parlo di certo. quello che desidero io e quello che voglio io e chi vuole stare appresso alla mia vita come uh, how I declare it benvenga chi no sono problemi vostri per questo sono uh, sui social faccio quello che voglio quando voglio me ne sono accorta Me ne sono accorto, Heather. Se non me lo dicevi, guarda, il sospetto l'avevo avuto. Che fai, fai quello che vuoi. Al punto che una persona come te, una ragazza che fin da piccola ha avuto milioni di telespettatori con le televisioni ufficiali, si è aperta un suo canale TV: Heather Parisi TV. Sì, grazie. Eh. Sì, <ride> mi diverto <ride> perché? molto perché? Perché, perché, perché hai voglia di comunicare la verità. Sono liberi di fare quella che voglio, sei venuto anche tu ospite, non c'è censura, possiamo dire quella che vogliamo, quando vogliamo, dove vogliamo. Eh parlo delle cose che mi piacciono della ginnastica, della cucina eh, della, della violenza sulle donne, su, sulla quarantena qui a Hong Kong di una mamma Lisa che è stata tante giorni a vivere un incubo di M allucinante qua, che erano tutti risultati negativi e invece hanno, avuto, hanno, hanno vissuto un mese terribile Cioè, io su per Parisi TV eh, ballo, danzo canto eh, i mezzi, I mezzi mainstream sono la più grande delusione della nostra epoca. Sono a tal punto falsi e venduti che non credo più a nulla di quello che dicono. Io mi rifiuto di avere qualsiasi rapporto con loro. E così mi sono fatta Heather Parisi TV. Ho intervistato anche Jedediah Abila negli Stati Uniti, totalmente in inglese, ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti. Eh, ho fatto Matteo Gracis, ho fatto Massimo Mazzucco, Redroni. Ehm, eh, intervista chi voglio, eh, come voglio. E mi diverto. Mi diverto, veramente. Sei muto. <ride> sei no, morto, no no, 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 che all'inizio quando diciamo è iniziata una narrativa ufficiale che sta continuando perché sostituiscono il soggetto però in pratica io sono sempre dall'altra, mi trovo che io sono, non so perché ma sono sempre dall'altra parte, cioè, non, non, io ho oh, due anni fa ho smesso di guardare ogni programma televisivo, okay. proprio basta. Mm. C'è recentemente un mio amico ha cominciato a mandarmi tutti i PDF de, dei quotidiani. E gli ho detto, ma perché mi inondi di queste robe? Dice: Ma pensavo ti facesse piacere, sono abbonato, te li regalo. Nel senso tifo, dico, guarda, che io non li leggo, dice, e come ti informi? E io dico: non mi informo con i telegiornali, i giornali, eccetera, ma mi informo con le notizie che mi arrivano da persone che ritengo credibili amici che mi mandano video, che sono. I, e io mi informo così certo. anche perché l'informazione è tutta assolutamente pilotata è una cosa Bravo. pazzesca ecco. e quando all'inizio ho visto Ether Parisi ho detto ma Ether Parisi perché? Dico, ma perché come io sono rimasto deluso da anche amici amici vicini che pensavo intelligenti, pensavo ribelli e che sono, mi dicono la solita frase, a red io credo nella scienza, io sono per la scienza. Eh, così sono rimasto stupito da te. Che ti... E dico, ma che è successo, Ether? Però scopro parlando con te che tu in fin dei conti sei sempre stata così. Cioè, credo che tutto quello che è successo in questi ultimi, in questi ultimi due anni ci abbia aiutato a capire chi siamo e chi siano le persone che stanno? attorno a noi. Abbiamo, abbiamo avuto la possibilità di distinguere eh, gli amici tolleranti da quelli non tolleranti, gli open-minded da quelli ipnotizzati e, e via dicendo. Dicendo, uh, non, nella società di oggi non c'è spazio per il dialogo, per i dubbi, per la ricerca. O stai dalla parte del pensiero dominante oppure sei un disertore e vieni emarginato. E come, ho detto, come ha detto, scusami, il, uh, il vostro presidente del Consiglio, non fai più parte della società civile. Se ti dicessi che tutto questo mi piaccia o che pensi che sia accettabile, ti direi una bugia. Trovo che che sia profondamente ingiusto e che la, la nostra società sia compromessa, ma se il, è il prezzo che devo pagare per mantenere la mia libertà, è un prezzo che sono disposta a pagare. È inutile andare avanti, tanto... Io sono arrivato al punto in cui penso che chi ha orecchie da intendere intende, chi non ha orecchie da intendere perché sono pieni di cera o di, o di cose non intenderanno più. Quindi è inutile andare avanti su questo argomento. Sono d'accordo. Eh, poi non so se vuoi parlare della situazione di Hong Kong perché non è bella, però non penso che se Ma, volete sapere cosa sta succedendo... È difficile capire cosa succede a Hong Kong perché per due anni siamo stati praticamente covid free. Poi all'improvviso siamo diventati pe i peggiori, eh, ma io ho smesso da un po' a credere ai fairy tale, cioè non, on, non so cosa succederà qua. Eh, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra. Quando ho fatto l'intervista con Lisa eh, c'era l'incubo del Universal Test che tutti i 7 milioni e mezzo di persone eh, dovevano fare 3... Eh, test di covid-19. Adesso ah, si sono resi conti, eh, conto che magari quello sarà, sarà complicato. Cioè, no, non lo so, non so cosa dirti oggi. Ogni giorno è una storia diversa. Credimi, io non leggo più i giornali. Ho un rifiuto totale di Salcione Money Post. Quando ho bisogno di qualche notizia eh, Nuova che, che serve per me per analizzare per scrivere una puntata di Heather, Heather's View o di Heather Parisi Live, eh, faccio riunioni con, con Umberto, eh, facciamo ricerca e um, analizza quello che vorrei dire. Ma se no, io stop, non, uh, non voglio più toccare uh, l'argomento, non metto la bandiera, bandiera uh, bianca. Siamo in pochi, noi due, e, e ci sono altri. Forse per me di COVID, di COVID non ne parlerei più perché ne abbiamo tutti abbastanza. Ed è arrivato il momento di passare oltre e, e come dico sempre, imparare a convivere eh, con il virus che si è fatto eh, con altri virus in passato, come si è fatto. Cioè, penso che, che dobbiamo rimanere sempre vigili a difesa delle nostre libertà perché dopo quello che è successo. Ho perso ogni fiducia nelle istituzioni e una buona parte della scienza. E allora stop. Non Ether, ultima cosa. Cosa sono quelle foto che ho sempre visto dietro di te? Chi sono quei personaggi? Cosa ah, sono? Allora, questo è Marella Agnelli. È un libro di Avadon. Bellissimo. Lei sembra un cigno, Marella. Sì. È meravigliosa, è e queste sono tutte foto. Questa di Scavullo. È una foto famosissima di Hong Kong. Lei è una fotomodella, credo spagnola, portoricana. E di Scavullo. Con tutti che la guardano. Con tutti che la guardano eh, guarda che cos'è che lui che poi lui che, guarda, lui che esce così e tutti sì, in fronte, sì. è meraviglioso. Sì. Ma eh, mi, ricordo, mi ricordo una foto con Gina Lolo gli italiani si, si voltano. Gli italiani. Che era una foto famosa con lei di spalle, con tutti dal bar che la guardavano, eccetera. E invece, dall'altra parte: dall lì, parte sono lì? dei bambini che stanno, stanno leggendo dei, 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 dei giornali dei libri. libricini per i bambini. Ma ho tante eh. foto di in bianco e nero che ho e Hong Kong. Tu, tu, tu sei anche molto con contrasti. La Hong Kong di cui mi sono eh. innamorata. Eh. Sì, perché, Però che sei già pronta a lasciare è quello che ho capito. Sì, Sì, sono pronta a lasciare. Perché la noi, per noi la vita è diventato veramente difficile. Per i non vaccinati, è diventato molto, molto complicato molto complicato e stiamo videndo, vedendo ancora di più eh, casi di, di vaccinati che con uh, side effects anche amici effetti collaterali di, eh sì anche un'amica un un amica di Elizabeth Dylan 12 anni che non, non si è più ripresa Cioè, stiamo vedendo la vita qui è diventata un po' complicato un po' complicato e non viviamo prigionieri in casa come dicono ah, è? la meriti hai parlato Hong Kong è stupenda Hong Kong è meravigliosa e adesso vedete voi che la gente poi gode con le persone che hanno, quando sono in difficoltà è una cosa che non capirò mai non stiamo male stiamo vivendo eh, diversamente nel senso che possiamo uscire e che non possiamo andare al ristorante possiamo andare al cinema già al cinema non andavamo non possiamo andare in certi luoghi non possiamo andare neanche al supermercato. Ci vanno Elizabeth e Dylan al supermercato per noi, che loro poi si divertono, perché abbiamo sempre fatto come famiglia supermercato assieme. Io posso andare dentro i mercati dei indiani, che hanno dei piccoli alimentari tipo, eh, quelli, tipo quelli italiani. Lì posso entrare, lì prendo le mie cipolle indiane, l'aglio e le mie spezie. E certi, certe, certe cose che mi servono là, però eh, la spesa normale lo fanno Elizabeth e Dylan eh, sotto, perché poi noi viviamo dentro una mall. Che, se ci pensi, noi viviamo in un posto dove non possiamo entrare. Però ci viviamo dentro. È una follia. Noi viviamo dentro dove non possiamo entrare, però siamo dentro. It's crazy, crazy world. Però sì, siamo, siamo pronti per, per un'esperienza nuova, un'esperienza sì. nuova, non lo so dove, perché poi cosa, non sappiamo neanche quello che succede. Però, per esempio, io non posso andare nel mio paese, non posso andare negli Stati Uniti eh, assieme a mio marito, Elizabeth Dylan, ed io eh, non vaccinati, possiamo andare negli Stati Uniti, ma mio marito, che è foreigner straniero, anche sp sposato, non può entrare perché è straniero, perché dal novembre 2021 Biden ha messo eh, questa legge nuova che gli stranieri devono essere vaccinati, perché non si sa, vabbè comunque, io non posso andare nel mio paese con la mia famiglia. Peter, stiamo vivendo il momento più folle nella storia dell'umanità. Però, però, se siamo qui in questo momento ci sarà una ragione. Mm -hmm. Tu pensi che questa sia l'unica vita o che ci siano altre vite? Io credo in altre vite. Sì, sì, io credo in altre vite. Non, non ho dubbi di, di, di ciò che penso, non mi interessa se mi prendono in giro. Noi, noi siamo... Spirito. E tu pensi, visto che ti hanno sempre definito un alieno un extraterrestre, che ci siano extraterrestri, certo, certo, ci sono anche le foto in America presi dagli americani, eh, ci sono foto. È stato no. messo anche dall'esercito americano. Non è che lo sto dicendo io, sì, non eh. l'ho visti io. Io ho sesto senso che è una cosa diversa. Io ho pensato una cosa e poi succede. Ho sognato una cosa e poi è successo. Che poi era una, una cosa drammaticamente terribile. Però l'ho sognato e quando mi sono svegliata è successo. Chiamiamolo sesto senso questo. Ma non è vero che tu non hai mai visto un extraterrestre? Per... Mi sono... ok, che avevo visto lo specchio, brava. <ride> Ti adoro, non possiamo fare profilo di bacio, ti devo baciare frontale. Mua, mua, mua. Carina questa, very good red, very good. Sei formidabile. Non abbiamo mai fatto una trasmissione assieme. È un peccato. No, Siamo carini. No, sono, no, sono venuto sull'ospite della trasmissione dove I tu facevi con Lino Banfi. Solo una volta, ma stasera lì Stasera lino no? 80... Sì, sì. sì, sono venuto ospiti lì, però ah, solo oh, quello oh, che si è venuto. si, perché sei venuto? Di che cosa hai presentato? I don't, I, I don't remember. Ah, io ricordo remember. solo che c'è il con Lino. Ah, no, sai... ma eri in onda con me? No, eri sì, con sì, Lino. In onda con me. Sì, però, però, guarda, guarda Ether. Io devo dirti la verità, io quando ho intervisto quelli degli anni 60, no, gli artisti degli anni 60 e non si ricordano niente, mi ricordo io i dischi che hanno fatto eccetera, loro mi dicono se hai vissuto gli anni 60 non te li ricordi e io ti dico io del tutto il bailame televisivo ricordo poche cose perché, e credo anche tu, perché. Un tal, poi ogni tanto ti emergono mm -hmm. come dei guide dei ricordi, sì. però... Io stesso non sono stato bene perché, perché non, un giorno io aspettavo Mick Jagger che arrivava per farsi intervistare da me e ce l'avevo un'ora a disposizione. Io speravo non arrivasse, così avrei dormito. Io ho detto: Ma fermiamoci un attimo. Ma il primo disco che ho comprato di Rolling Stone. Cosa mi sta succedendo? Quindi sai, cioè. Quello che dicono, e quando ho intervistato David Bowie, ho detto oggi tutti vogliono essere delle star, no? che lui ha detto, eh, aveva fatto, tutti vogliono essere degli eroi, Just For One Day, solo per un yeah, giorno, no? yeah. e lui mi ha detto, non serve a niente, no. non è bello, believe me, credimi, non... non, non, non è. Quindi è aveva, vero che lui... Lui aveva una mente eh, serena. Eh, eh sì, l'hai mai visto lui? Hai no, mai incontrato? volevo vederlo solo per vedere i due occhi diversi, che aveva un occhio verde e un occhio azzurro, sì. giusto? Solo per quello, per guardare sì. lui negli occhi, perché per me gli occhi sono, sono fondamentali di una persona e lui secondo me anche, anche stare lì a, a guardare negli occhi sarebbe stata una cosa... Eh, certo, beh. gli occhi sono fondamentali eh, per beh. una persona, tant'è vero che Ether per tanto tempo ha portato gli occhi scuri e adesso ce li ha diciamo metà e metà <ride> sì, un, po', un po' tinti <ride> no. so, ancora, sto con te mi po'. sento mi sento a mio agio mi sento a mio agio con te veramente sono okay. molto molto tranquilla con te ok grazie eter red ti mando un bacio grazie di tutto <ride>